Generale, velocemente, partecipare alla Fiera di Levante significa in qualche maniera misurare la temperatura della nostra economia qui in Italia, in Puglia e in Italia. Qual è la situazione in Italia appunto dell'economia e come sta crescendo da questo punto di vista? Guardi, io il termometro non me lo sono portato dietro, quindi la temperatura in questo caso la misura qualcun altro. Abbiamo sentito gli interventi del Presidente della Regione Emiliano, del Sindaco di Bari Leccese e del Ministro Urso. Credo che abbiano dato uno spaccato molto fedele a quella che è la nostra economia. È chiaro che ci vuole tanta attenzione, ci vuole la promozione del Meridione, la promozione della Puglia, la promozione delle nostre regioni che si stanno rivelando una risorsa, come lo sono sempre state. Un tema delicato come quello dell'autonomia differenziata, quanto può insomma essere di aiuto per la nostra Puglia? Io stavo parlando, lei mi ha tolto il microfono. Pensavo avesse interrotto il discorso, ma lei parla già tanto e piacevolmente l'ascoltiamo, non tutti. Guardi, l'autonomia differenziata, io credo che... Vede, la prima volta che è stata introdotta l'autonomia differenziata è stato fatto nel 2001 con la riforma del titolo 5 della Costituzione da un governo di centrosinistra che l'ha introdotta nella Costituzione. Quella che è la riforma attuale è una riforma ordinaria, non cambia nulla nella Costituzione, ma è un'assunzione di maggiori opportunità per i presidenti delle regioni e per quelle regioni che lo vorranno fare. Quindi ritengo che sia un'opportunità e non un vincolo e ritengo che metta alla prova quelle regioni che vantano un'amministrazione efficace ed efficiente. Benissimo, benvenuto in Puglia, insomma. Grazie mille, buona giornata.